Buongiorno, benvenute in un nuovo video. Allora, oggi, come avete letto dal titolo, sarà un video di pulizie, che comunque è un tipo di video che vi piace tantissimo e sapete bene quanto sono appassionata, diciamo, di pulizie e tutto ciò che riguarda l'ordine e la pulizia della casa. Quindi direi che è arrivato il momento di farvi compagnia con un bel video di pulizie, anche per ricevere un po' di motivazione, anche perché non dico che siamo già arrivati proprio alle pulizie, quelle a fondo di primavera, ma poco ci manca. Quindi intanto mi iniziate ad avvantaggiare e dedicherò l'intera mattinata alle pulizie. Ormai, se mi seguite già da un po', sia qui sul mio canale o su Instagram, sapete che comunque mi piace tantissimo sistemare, pulire casa, tenere le cose comunque ordinate, ogni cosa al suo posto, ve l'ho sempre detto. E oggi ho deciso di testare dei prodotti. Io sono sincera, al momento faccio mea colpa, non uso nessun prodotto domestico sostenibile, ma visto e considerato che sta diventando sempre più importante cambiare le nostre abitudini, ho deciso di provare i prodotti di Everdrop, che non sono solo sostenibili ma anche efficaci. Che sì, sicuramente è un'ottima scelta iniziare a utilizzare dei prodotti sostenibili, però allo stesso tempo io voglio un buon risultato e soprattutto l'efficacia poi del prodotto, perché comunque poi lo usiamo per pulire, se fosse per fare le lavatrici, per pulire le superfici, per tenere casa pulita, e sicuramente utilizzare sia a livello di confezioni ma proprio dei prodotti, secondo me fa bene anche a noi proprio a livello di quello dell'aria che respiriamo, dei prodotti che poi respiriamo, perché poi una volta che finiamo di pulire gli odori chimici, diciamo, rimangono nell'aria, e fare una scelta sostenibile credo sia non solo buono per l'ambiente ma anche per noi stessi. Io non vedo l'ora di iniziare questo video, di iniziare a pulire, di darvi un po' di motivazione, ma prima vi faccio, diciamo, una panoramica generale dei prodotti che andrò a utilizzare. Allora, questo è il kit che è arrivato a me, che si chiama Kit All in One, kit casa ecologica, e devo dirvi che solo a guardarlo, cioè è tipo super, non lo so, rilassante, con tutti questi colori neutri, mi mette subito un po' di pace proprio vedendo tutti questi colori pastello, soprattutto adesso che comunque è arrivata la primavera. Mi piace avere in casa, ad esempio, anche una cosa futile che siano i strofinacci, che comunque di solito appoggio sul forno. Secondo me comunque fanno un sacco effetto e sono belli. Poi insomma io sono malata di rosa, sapete che mi piace tantissimo, sia il rosa ma proprio i colori anche neutri come il nero, il beciolino. E poi il bello è che questi qua sono fatti 100% cotone e lino. Comunque andiamoli a scartare insieme, perché io, mamma mia, a me quando arrivano queste cose divento matta, ragazza, mi piacciono troppo. Sapete la mia passione, a parte per la pulizia ma proprio per le cose di casa in generale, quindi cioè tutto ciò che riguarda la casa per me è paragonabile come se insomma mi fossero arrivati dei vestiti, ecco, è più o meno la stessa emozione. Ma a parte che adesso aprendoli mi sono resa conto di quanto sono grandi, cioè mi devo alzare per farvi vedere, sono grandissimi. No vabbè, questo colore è troppo bello, è il mio preferito tra tutti e quattro, vabbè, amante, da brava amante del rosa. Comunque sono belli anche questi qua, eh. Ma poi, cioè, oltre ai colori sono belli proprio i tessuti. Vabbè, andiamo avanti. Il packaging di questi contenitori è bellissimo, così bianco, si abbina benissimo con casa perché comunque sono moderni e in realtà, cioè, a vederli così sembrano quasi dei contenitori, tipo quelli dove mettiamo ad esempio il caffè. Cioè, sono proprio belli anche da tenere così in cucina, però comunque sono fatti apposta. Ad esempio questo qui è per le lavastoviglie, poi questo viola è per il detersivo della lavatrice capi colorati, mentre questo grigio è per il detersivo della lavatrice universale, quindi che comunque va bene per ogni capo. E sono arrivati anche questi misurini perfetti per prendere comunque il detersivo, per applicarlo direttamente poi all'interno della vaschetta. Poi vabbè, io amo le cose in legno, in bambù, sono bellissimi. Qui abbiamo invece le tre confezioni. Allora, io qui mi ritrovo gli stessi colori. Quindi, ad esempio, in questa confezione, che tra l'altro mi si abbina anche con le unghie, queste sono le unghie che ho fatto ieri nuove. Ad esempio, questo è il detersivo per capi colorati, che è dermatologicamente testato, facilmente biodegradabile, quindi insomma ci siamo, no, con quello che stavamo dicendo prima. E questo in particolare, che è un detersivo per capi colorati, ha comunque una profumazione delicata tipo di bergamotto, mentre il detersivo universale, vabbè, comunque ha le stesse caratteristiche di quell'altro, l'unica cosa cambia l'odore. Ad esempio questo qua ha una fragranza tipo un pelmo, fico e sandalo. Vabbè, comunque sono troppo curiosa di provarlo sui panni, soprattutto perché ultimamente sto un pochino soffrendo di bollicine dietro la schiena, cosa che non mi è mai, mai, mai successa, e sinceramente mi sta venendo il dubbio che può essere magari un detersivo sbagliato, troppo aggressivo. E quindi sono arrivati proprio nel momento più adatto, perché avevo proprio bisogno di trovare un detersivo comunque
molto più delicato, bio e che magari mi aiutasse anche a risolvere questo problema. E devo dire che sono arrivati proprio nel momento giusto perché io appunto cercavo un detersivo per cercare di risolvere questo problema che secondo me sono sicura al 99% è dato dai detersivi che magari sono un po' troppo aggressivi per la mia pelle, quindi sono troppo contenta di provarli, sono ancora più contenta, ecco. Poi qui abbiamo lo starter kit con tre flaconi e tre pastiglie. Guardate quanto è carina questa confezione dove ho messo all'interno le pastiglie. Vi faccio vedere. Tre pastiglie detergenti a base di materie prime vegetali. Non contengono microplastiche e sono fatte uno apposta per la cucina. Quindi immagino questo verde perché vedete c'è proprio diciamo la righetta e c'è qui la scritta cucina. Quindi quella verde è per la cucina. Poi questa rosa è per il bagno e infine c'è quella azzurra che è per i vetri. Aiuto! Sì, devo anche fare i vetri e immagino, insomma, avete notato, visto che ogni volta che faccio storie o video ho sempre questi vetri che fanno pietà. Però è una cosa che io odio fare i vetri, giuro. Cioè, ogni tanto incastro mia madre o mia suocera, però oggi mi tocca. Soprattutto perché devo provare questi prodotti e magari sarà anche più facile la pulizia. Poi questo qui è comodissimo perché è per strofinare gli indumenti quando magari dobbiamo pulire a fondo, per i panni, per smacchiare. Poi, cioè, io vi voglio far notare proprio il packaging anche di questo. Cioè, tutto in legno, è bellissimo, vi giuro, è troppo bello. Quindi possiamo iniziare con le pulizie, possiamo dire addio plastica e benvenute pastiglie detergenti. Allora, come possiamo comporre il nostro detergente, ad esempio, per la cucina? Basterà semplicemente mettere all'interno del flacone 500 ml d'acqua. Vado a prendere la pasticca, quella apposta per la cucina, che è quella verde, eccola qui. La vado a mettere all'interno del flacone. E vado ad appoppare. Non vi dico la curiosità nel provarli, non avete idea. Adesso preparo anche quella per i vetri, quella per il bagno e vado a svuotare tutti i detersivi all'interno dei loro contenitori. Ok, ho riempito tutte le boccette, adesso vado a riempire invece questi contenitori. No, vabbè, una cosa bellissima, ho aperto il contenitore per la prima volta e c'è scritto per un mondo pulito, bellissimo. Allora, io ho organizzato tutti i contenitori, le boccette, guardate che carine, sono diventate tutte colorate. Qui abbiamo le pastiglie per la lavastoviglie che devo attivare, anzi devo prima svuotare e poi attivare, l'ho già iniziato a svuotare questa mattina. E poi qua abbiamo i detersivi con i due misurini. E devo anche fare una lavatrice, quindi è perfetta, direi che possiamo iniziare a testare tutti questi prodotti insieme e con la scusa puliamo anche, ragazzi, perché oggi sarà un video di pulizia, a parte diciamo l'intro dove vi volevo spiegare comunque i prodotti che andrò a utilizzare, anche perché io in primis sono curiosa, aspettate che mi inquadro, c'è casino per casa, ok? C'è casino, devo pulire, devo riordinare, quindi voglio approfittare di questo video per farlo insieme. E con la scusa proviamo anche i prodotti, guardate lo specchio, lo vedete? No, vabbè, adesso li pulirò tutti, giuro. Giuro, nei prossimi video vedrete tutti i specchi puliti, anche perché adesso li puliamo insieme. Ah, comunque non vi ho fatto vedere le unghie, aspettate che ve le faccio vedere bene. Alla fine le ho fatte lilla, perché ho fatto un sondaggio su Instagram dove appunto ho chiesto quale colore vi piace di più ed ho mostrato dei colori e alla fine io volevo il lilla, cioè io ho subito manifestato la mia preferenza e mi avete accontentata perché chi ha Instagram e chi mi segue, la maggioranza ha votato per il lilla, anche se se l'è combattuta fino all'ultimo con un rosa molto bello, in realtà un rosa forse simile a questo adesso che ci penso più o meno. E alla fine ha vinto il lilla, io sono un sacco contenta, comunque adesso iniziamo con le pulizie, però per prima cosa metto a fare subito la lavatrice, almeno intanto mentre quella lavora io faccio il resto. Allora, lavatrice caricata, adesso l'accendo e vado. Ah, non vi ho fatto vedere il nuovo arrivato, ieri mia mamma mi ha portato il basilico, carino, e poi è buonissimo, mi piace un sacco per fare i piatti freddi con il pomodoro. Aspettate, devo posare la videocamera per aprire questo. Ok, adesso vado a prendere un misurino. Metto un po' di ammorbidente di qua e avvio la lavatrice.
pictures of what is wrong. But if we turn the clocks back a couple dials, we should throw them out. Because time ain't as old, but you fill me up and I can feel it now. Passiamo poi alla pulizia del piano della cucina, quindi anche del piano cottura, perché io non faccio in tempo a pulirlo, quell'odioso piano cottura in vetro che mi si risporca subito, quindi sì, anche se l'abbiamo pulito ieri, oggi comunque devo andarla a ripulire. Non so ogni quanto fate il piano cottura, ma io praticamente lo faccio tutti i giorni, purtroppo tutti i giorni, e anche il lavello, comunque un'igienizzata la do tutti i giorni, se posso mattina o anche la sera dopo cena. Allora, cucina terminata, non vi ho fatto rivedere tutto proprio da capo come ieri, però insomma ho ridato una bella botta alla cucina, che comunque male non fa, anzi ogni giorno alla fine quei 5 minuti li perdo sempre per dare una bella pulitina. Comunque devo dire che mi piace molto questo prodotto, quindi penso che lo lascerò qui fisso in cucina, magari o qui sotto al lavandino oppure nel mobiletto là dove tengo vari detersivi per la cucina, perché mi piace molto. Tra l'altro la fragranza è molto leggera, avete presente quelle profumazioni molto forti, molto chimiche, che ci fanno anche un po' venire il colpetto di tosse quando puliamo? Ecco, con questo proprio non c'è rischio, anzi. E oltre al lavello e al piano cottura è venuto bene tutto, cioè anche proprio la superficie qui della cucina, ho fatto anche le mattonelle, il lato questo qui del mobile del frigorifero. Devo dire che sono molto soddisfatta, direi di passare al bagno. Allora, per il bagno utilizzeremo... No, scusate, mi sono sbagliata, ho preso quello per i vetri. Vabbè, comunque dobbiamo fare il vetro. Però vado a prendere quello per il bagno. Eccolo qua, il prodotto apposta per il bagno. Non so perché, ma mi è venuto automatico prendere quello azzurro, perché per me l'azzurro era per il bagno. Invece lo spray per il bagno è quello rosa. Io direi di iniziare a dare una bella pulita innanzitutto ai sanitari. E poi magari do anche una spolveratina a quella. We'll be right back.
Devo essere onesta, sono molto soddisfatta di come sono venuti i sanitari, mi dispiace per questo primo piano del WC e del bidet, però insomma oggi stiamo pulendo, quindi è inevitabile. Ma sono fiera particolarmente del lavandino, perché vi spiego, di solito utilizzando i miei prodotti classici, insomma quelli che utilizzo, che mi piacciono nella mia quotidianità, ho notato che si forma tantissima schiuma e poi sto lì 3 ore a levarla, cioè io praticamente basta che do una spruzzatina del detergente classico che utilizzo, spray, e poi sto lì mezz'ora per levare la schiuma. Questi prodotti non fanno schiuma, né quello della cucina né quello del bagno, quindi di conseguenza ci vuole molto meno tempo per pulire, perché igienizzano, ma non devo stare là mezz'ora a levare la schiuma. E questa è una cosa molto positiva per me, che cerco sempre di fare le cose insomma pratiche, veloci, e non metterci troppo tempo, perché comunque non facendo schiuma, di mezzo, ma neanche proprio la metà della metà del tempo ci metto per pulire e sanificare i sanitari. E ora specchio a noi due. Cioè, a noi due, veramente ho altri. Allora, questo del bagno, quello nel corridoio, quello in camera da letto e in salone. Ho ben 4 specchi da pulire, aiuto. Sono andata a prendere il prodotto per i vetri e ho preso anche un po' di Scottex, perché ultimamente sto utilizzando lo Scottex per fare i vetri. Quindi iniziamo. Passo prima una pezzetta per strofinare bene il prodotto lì dove comunque ci sono dei punti un po' più difficili, vado un po' a crostare, poi vado ad asciugare con lo Scottex. Allora, con una passata l'ho già pulito tutto praticamente, cioè tutte diciamo macchiettine varie che c'erano, magari sai quando metti la lacca che un pochino spruzza o il profumo, già non c'è più niente, quindi adesso asciugo con lo Scottex. Allora, io penso che già da così si può capire quanto è venuto bene. Guardate. Poi insomma sapete che io non è che sono proprio bravissima con i vetri, quindi se ci sono riuscita io a farlo venire così bene, penso che ci potete riuscire tutte quante. Vabbè, allora è un gioco da ragazzi, certo che se ci metto 5 minuti a fare, ma neanche, quanto ci ho messo ragazzi? 1 minuto? Non so neanche se questo pezzo del video devo velocizzarlo, perché veramente ci ho messo pochissimo, e quindi adesso non ho più scuse per fare i vetri. Che pizza. Adesso passa la pulizia del mio specchio lungo, che è quello dove ho fatto le riprese, dove ieri vi ho fatto vedere i capi, e devo dire che mentre editavo il video mi sono resa conto di quanto era sporco il vetro, cioè lo specchio, però ho detto vabbè, non penso che gli altri... Tutte quelle che mi seguono fanno i specchi, insomma, una volta a settimana? Lo fate una volta a settimana? Fatemi sentire meno sola, ditemi che li fate più raramente, vi prego. I specchi è proprio una cosa che odio, però, cioè, alla fine devo dire che se ci vuole poco, posso... Cioè, se ci vuole poco e il risultato è buono, perché di solito sto 3 ore e comunque il risultato... Insomma, niente di speciale. Cioè, devo proprio stare lì con tanto di olio di gomito a pulire bene. Ma ovvio che se comunque ci metto poco e il risultato è buono, sono più invogliata di conseguenza, no? Cioè, che poi alla fine per tutto è così. Se comunque vediamo un buon risultato, siamo più invogliati e più stimolati. Quindi io penso che questa cosa si possa rispecchiare anche per quanto riguarda le pulizie. Anche questo è venuto benissimo, io sono sempre più scioccata da questo qua, che penso che è proprio il mio preferito in assoluto. Comunque poi dei prodotti vi lascio tutto quanto giù nel box informazioni, tutti i link, avete anche uno sconto del 10% se comunque li volete provare, insomma io vi lascio tutto giù, poi se siete curiosi andate giù, cliccate, se volete insomma provare a fare anche voi una scelta più sostenibile come sto provando a fare io, e poi soprattutto se volete avere i vetri così puliti vi lascio in particolare il link di questo prodotto per i vetri. Cioè, ci credete che per come sono fatta ero arrivata a non fare più storie tipo parlate con i vetri, con gli specchi? Perché io poi mi vergogno, nel senso che se i vetri non sono perfetti come dico io, se comunque vedo una cosa sporca non mi va, mi metto là, magari la faccio finché non viene perfetta. E poi se non viene perfetta come dico io, magari evito di inquadrarmi dal vetro, perché è una cosa che proprio mi urta, soprattutto quando arrivo al momento dell'editing video. Solo che con i vestiti ero obbligata, cioè non avevo scelta, ero obbligata a inquadrarmi allo specchio, perché sennò come facevo? Cioè in realtà potevo posare la videocamera tipo in salone e io mettermi lì davanti e farmi vedere, però ho detto senti, tanto tra poco puliremo, faremo tutto, infatti ve l'avevo già anticipato che avremmo pulito insieme.
E voilà, anche questo è fatto. Adesso andiamo a fare... Oddio, ho fatto un primo piano all'improvviso. Adesso andiamo a fare quello più antipatico, ovvero quello della cucina. Lo specchio quello di Gisk con la cornice di legno, quello è bello grande. Cioè non è che è antipatico, è che è grande e c'è pure un po' il tavolo in mezzo. Però vediamo come fare. Voglio consigliarvi per asciugare i vetri più che lo Scottex, perché lo Scottex mi lascia un sacco di pelucchi, non so se è normale, boh, forse sbaglio tipo di Scottex. Questi tovagliolini che prendo al Conad, ve li straconsiglio per asciugare il vetro perché viene veramente bene. Stavo cercando di capire se magari avevo lasciato qualche macchietta. Zero aloni, zero di niente, cioè probabilmente è la combo anche con queste salvettine che per asciugare il prodotto, fantastiche. Ok, anche i vetri fatti, adesso devo spolverare. Eccomi qua, mattinata di pulizie terminata. Io sono un sacco soddisfatta perché ogni tanto ci vuole dare una bella pulita, fermarsi, dedicarsi solo a casa. Ho messo anche la sciarpa perché stavo iniziando a sentire freddo. Nel frattempo, a forza di fare cose, anche il fondotinta mi si sta un pochino levando. Boh, vabbè. Comunque, adesso vado a preparare il pranzo per registrare anche dieta insieme. Io spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto compagnia, di avervi motivato un po' con le pulizie. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti per non perdere altri miei video. Vi aspetto anche su Instagram, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.